niente. Andrea fa qualcosa. Ciao. Ciao, anzi, buon pomeriggio a tutto il gruppo. E allora proviamo a fare quella cosa che ti dicevo con la manina. Così. Venerdì 9 giugno 2017, Okami torna on the road. Matteo, Simone e Andrea. E Maurizio. Non è Andrea, è Andrea. Non era finita la presentazione. Vabbè, io sto a dormire. Esatto. Mistero della fede, si era bloccato l'iPhone. Vabbè, siamo in viaggio a Modena, ci vediamo all'autogrill. Ciao. E proviamo a chiudere, come ti dicevo Andrea, così invece col pugno. In macchina, che vi piace di più, la noce o la Nokia? Noce. Ripeti? Noce. Noce o Nokia per Maurizio? Noce. Raga, non capite? Io mi metto la Nokia. A parte che sono 15 anni che stai a Roma. A Roma la Nokia. Certi ambienti, a Roma la Nokia è la nocciola. Ma poi adesso nella fattispecie abbiamo mangiato due cose, se ne è la noce sarà sarà la nocciola, no? Vabbè, stiamo 2-0 per la noce. Tu cosa voti? Nocciola. Io pure voto nocciola e andiamo al pareggio clamoroso. E quindi chi te crederà? Lo scopriremo. Lo domanderemo a qualcuno. Guarda, bussa sto camionista, al camionista qua di fronte, bussa, chiedi, preferisci noce o nocciola? Io, scusi, chi ha fatto palo? Abbiamo ancora della nocciola. C'abbiamo qualcos'altro da mangiare, Mauri? Altra noce. Ma cazzo! Solo noce e nocciola. Tieni. Vabbè, se manieremo un toblerone all'autogrill. Sono due nocchie. Abbiamo parcheggiato, ragazzi. Sabagna! Sono le 8. Oh, che cazzo. Oh, sapevate già. Le breccole per terra e la brace nel cuore. Lasciare l'uscita. Libera l'uscita dei gammi. Vediamo la cina. Sì. Poi, sì, stai dicendo meglio poi. Sai? Non avete nulla da spiegare? Allora per portare su due. Sì, lui. Pane sciapo. Sale. E l'olio? E l'olio c'è. Aspetta almeno il piatto. Dai. No, aspetta, scusa Mattia, scusa. Per incazzare il Girolamo, su, partiamo subito male così. Il cata del pane olio almeno il no, 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 non l'ha fatta minchiata. Dai, almeno. No, su. Dai, su. Così a secco sul pane. Ha fatto già fatto casca l'olio, il sale. Già. E cartagine muta.
L'hai pure buttato e porta a sella. No, non è porta a sella. Ammazza. Sì, che scalzare per passare. No, so però che ho buttato volontariamente perché in teoria stai a sciavare. È solo coglionaggine. No, no, io sapevo che quando c'è una porta spiegata tu butti il sale alla finestra perché devi compensare. È così, Non ho mai sentito sta cosa, io vengo da l'idea è che tu butti il sale perché stai a buttare i soldi così, capito? In teoria. Quando tipo se parla di uno, qualcuno ti ha detto una cosa e ti porta sfiga, tu pigli il sale o butti dalla finestra. Perché il sale è così, salario. I partenopei che conosco così fanno. Ma sei bergamasco, ma che ne sai? Perché io riporto. No, io no, raccolgo, vera, I gather infos and I report. Beh, pure a Capodanno si butta il sale al camino. Non cioè, si butta pure direttamente. Se l'hanno andato male, butti direttamente. Sempre buttato sull'insalata, su. L'olio, la benzina al camino. Parliamo devo vedere a Natale che fai, esci, tiri fuori una cosa, sai, questo è sale, adesso io mi insaporisco. Allora. Maurizio sta a cena, spuntatura, Armelo Rosso lasciacelo, dopo lo mangiamo. Spuntatura anche per Simone, il maestro si è concesso un coccio di uova e salsiccia, patata e c'ho un galletto. Se lo sta mangiando con gusto, Maurizio. Veramente buono. Ma che fai, te mangi le spuntature col coltello e forchetta? No, c'è un perché, c'è. Sentiamo perché. Io da maestro, no? Sta facendo oro io, mamma. Maestro. Grazie. E alla ciao. Tasty. Delicious. Sì, viaggiare. Ah, ma lo sapete che la so anche in inglese? Yes. Viaggiare. E in tedesco? Viaggiare. E in francese? Oui. Viaggiare. E in giapponese? Hai. Viaggiare. Ma vedi cortezza. In spagnolo? In spagnolo è sì. Viaggiare. Benzina? No, benzina, anzi gasolio. Vabbè. E come quella volta Monte Pulciano Est, stessa area di servizio, stesso posto, stesso autogrill. Ancora qua, di nuovo qua. Perché noi siamo abitudinari. Ma stai facendo un video? No! Va bene. Il video va bene. Hai rischiato. Madonna, ma quanto è bello. Modena, mezzanotte 35, siamo arrivati, devastati, ma ce l'abbiamo fatta. Non è stato facile trovare sto posto. Andiamo a dormire.